In questo esercizio abbiamo un blocchetto di piombo da 250 grammi che si trova a temperatura 20 gradi centigradi. Somministriamo a questo blocchetto di piombo 3.000 calorie, 3 kcal, e ci chiediamo che cosa succede. Come al solito dobbiamo anche disegnare il grafico temperatura-calore e individuare sul grafico i punti corrispondenti allo stato iniziale, lo stato finale e i vari stati intermedi di questo blocchetto di piombo. Ricordiamo sempre di inserire sugli assi le grandezze fisiche, temperatura, calore e l'unità di misura, quindi gradi centigradi o Kelvin, kilojoule o joule o calorie, kilocalorie. Individuiamo subito lo stato iniziale sul tratto solido, perché il piombo a 20 gradi centigradi è solido. Infatti, andiamo a vedere o in internet o sulle tabelle del libro qual è la temperatura di fusione del piombo: è 327 gradi centigradi. La temperatura di vaporizzazione ancora più alta è 1750 gradi centigradi. Quindi a 20 gradi centigradi il piombo è solido, ancora non è giunto a temperatura di fusione. Questo è lo stato A. E quando noi forniamo questo calore, queste 3.000 calorie, possono avvenire varie cose. Per esempio, sicuramente il blocchetto di piombo inizia a scaldarsi, ma potrebbe interrompersi il riscaldamento prima di giungere a fusione. Questa è la prima cosa. Oppure il calore potrebbe essere sufficiente per farlo giungere a fusione e magari per fondere una parte di questi 250 grammi. Oppure il calore potrebbe essere sufficiente per portare alla fusione completa e iniziare il riscaldamento del piombo liquido. E poi potrebbe addirittura proseguire, se il calore fosse ancora maggiore, il piombo liquido potrebbe arrivare a 1750 gradi centigradi fino alla temperatura di vaporizzazione e magari iniziare il processo di vaporizzazione e addirittura finirlo. A questo punto avremmo tutto vapore di piombo che continuerebbe a scaldarsi. Noi dobbiamo capire dove sta il punto finale di questo blocchetto di piombo. La prima domanda che ci poniamo è se il blocchetto di piombo arriverà fino alla temperatura di fusione oppure no. Quindi calcoliamo il calore che è necessario, che sarebbe necessario, per portare questo blocchetto di piombo da 20 a 327 gradi centigradi. La formula è quella dei riscaldamenti, quindi calore specifico del piombo solido per la massa del blocchetto di piombo, per l'innalzamento di temperatura che da 20 a 327 gradi centigradi è di 307 gradi centigradi o anche 307 Kelvin, volendo, perché tanto sappiamo che gli intervalli di temperatura è indifferente esprimerli in Kelvin o in gradi centigradi. Il calore specifico del piombo solido è 128 joule fratto chilogrammo grado centigrado. Cosa significa? Ricordiamolo che per riscaldare un chilo di piombo solido di 1 grado centigrado o un Kelvin, tanto è sempre un intervallo di riscaldamento, bisogna somministrare a questo chilo di piombo 128 joule. Naturalmente dobbiamo esprimere la massa in chilogrammi, prima era espressa in grammi, in modo tale da eliminare l'unità di misura, quindi chilogrammi gradi centigradi si semplificano, rimane joule, rimangono 9.824 joule. Ora dobbiamo vedere se il calore che forniamo noi, 3.000 calorie, è almeno di 9.824 joule. In tal caso avviene il riscaldamento completo fino a B. Per fare però il confronto fra queste due quantità di calore, dobbiamo o portare questo calore che forniamo noi in joule o portare questo in calorie. È più comodo portare 3.000 calorie in joule. Basta al posto di calorie scrivere 4,186 joule, quindi abbiamo 12.558 joule. Questo è il calore che forniamo noi, è superiore rispetto a quello che serve per portare il nostro blocchetto di piombo fino a temperatura di fusione. Questo vuol dire che il riscaldamento avviene completamente. Quindi avviene il riscaldamento completo e avanzano un po' di joule per iniziare il processo di fusione del piombo. Quanti joule avanzano? Noi forniamo 12.558 joule, 9.824 li abbiamo già utilizzati per portare il piombo a 327 gradi centigradi. La differenza tra questi due calori è 2.734 joule. Questi sono i joule di calore che sono disponibili per la fusione. Faccio notare che è importante mettere sempre le lettere,
perché altrimenti se io scrivo semplicemente Q potrebbe sembrare che è lo stesso calore che io fornisco al blocchetto di piombo, invece questo è il calore necessario per andare da A a B, quindi è importante scrivere da A a B e anche delta T da A a B. Inoltre possiamo riportare in grafico questi 9824 joule. Il calore da AB corrisponde a questo tratto sull'asse orizzontale dove è riportato il calore, quindi il tratto da AB. Ora inizia, abbiamo detto, la fusione del piombo e abbiamo a disposizione questi 2734 joule di calore. E ci chiediamo se questi joule sono sufficienti per portare a completamento tutta la fusione oppure se si avrà una fusione soltanto parziale. Chiediamoci quindi quanti joule sono necessari per portare a fusione completa 250 grammi di piombo. Utilizziamo la formula del passaggio di stato, quindi calore latente di fusione per la massa. Anche qui attenzione che devo mettere Q con le lettere, qui le lettere sono sbagliate perché non è da B a C ma è fusione completa, adesso correggo. Ecco, adesso è giusto, QBD da B a D, fusione completa, richiede il calore latente di fusione 23.000 joule ogni chilo moltiplicato per la massa che sono 0,250 kg. Ricordiamo che vuol dire questo 23.000 joule ogni chilo, che per fondere un chilogrammo di piombo che già si trova a 327 gradi centigradi è necessario fornire 23.000 joule. Siccome noi abbiamo un quarto di chilogrammo di piombo, avremo bisogno di un quarto di 23.000 joule, cioè 5.750 joule. Questo per la fusione completa, ma quanti joule di calore invece abbiamo a disposizione per la fusione? Soltanto 2.734 joule, circa una metà di quelli che sarebbero richiesti. Quindi questo vuol dire che la fusione è incompleta perché noi abbiamo meno joule di quelli richiesti. E quindi possiamo dire che il punto finale, lo stato finale del nostro blocchetto di piombo si trova sul tratto orizzontale. Si trova sul tratto orizzontale un po' prima di metà, perché il calore che abbiamo a disposizione noi per la fusione è un po' meno di metà del totale. Quindi il punto C si trova tra B e D un po' prima della metà. E questi 2734 joule sono il tratto sull'asse orizzontale che va da B a C. Il disegno non è preciso perché doveva venire questo primo tratto più lungo del secondo, però non è importante. Dal punto di vista concettuale, comunque il grafico è corretto. La somma di 9824 e 2734 joule fa i 12.558 joule che in totale noi diamo a questo blocchetto di piombo. Cioè di tutti questi 12.500 e passa joule, quasi 10.000 vengono utilizzati per portare il piombo a temperatura di fusione. Il resto, circa 2.700 joule, vengono utilizzati per fondere parzialmente questo blocchetto di piombo. A questo punto ci chiediamo però quanta massa risulta fusa e quanta invece rimane solida. Allora utilizziamo di nuovo la stessa formula del passaggio di stato della fusione, però stavolta l'incognita diventa la massa. Mentre prima la massa avevamo sostituito 250 grammi perché volevamo chiederci il calore necessario a fondere tutta la massa di piombo, quindi 250 grammi, invece adesso l'incognita, cioè M è l'incognita perché vogliamo sapere quanta massa effettivamente si fonde. E allora il dato diventa il calore di fusione, cioè sapendo che noi invece di 5.750 joule possiamo darne soltanto 2.734, quindi ci chiediamo quanta massa si fonde con questi joule qua. Perciò utilizziamo questa formula, al posto del calore scriviamo calore di fusione perché mica è tutto il calore BD, è solo da B a C, potremmo anche scrivere QBC e troviamo con la formula inversa la massa che si fonde. Questa è la formula inversa, Q di fusione diviso il calore latente di fusione, andiamo a sostituire i valori, sono 119 grammi, un po' meno di metà come avevamo detto prima. Perché siccome 2734 joule, questo calore è un po' meno di metà di quello che servirebbe in totale,
Di conseguenza, abbiamo una quantità di massa fusa che è un po' meno, di 250 grammi, cioè un po' meno della metà che di 250 grammi. Faccio notare che il passaggio di prima, quindi il calcolo del calore QBD necessario per la fusione completa, non era necessario. Potevamo infatti evitarlo e calcolare direttamente la massa fusa. Allora, se troviamo un valore inferiore a 250 grammi, come abbiamo trovato, vuol dire che la fusione non è totale. Se avessimo trovato, per esempio, 300 grammi, cioè un valore maggiore di 250 grammi, allora avremmo dedotto che la fusione avveniva completamente, perché noi non immaginiamo di aver trovato 300 grammi di massa fusa, in realtà ne abbiamo solo 250, quindi vuol dire che 250 grammi, c'è cioè tutto il blocchetto, si fonde e avanza un po' di calore per iniziare il riscaldamento del piombo liquido. A quel punto vuol dire che iniziava il riscaldamento e lo stato finale poteva trovarsi per esempio sul tratto di piombo liquido. Se dovevamo calcolare il riscaldamento del piombo liquido, c'era da fare attenzione al calore specifico, perché il calore specifico del piombo liquido è diverso dal calore specifico del piombo solido. Questo vale per tutte le sostanze, anche per esempio per l'acqua. Il calore specifico del ghiaccio, quindi l'acqua solida, è diverso dal calore specifico dell'acqua liquida e è diverso dal calore specifico del vapore d'acqua, cioè l'acqua gassosa.